Fratelli bianconeri e non, buonasera a tutti voi. Ore 00 e 24 praticamente. E io sto per fare un video, a mio parere, molto importante, per cui vi premetto che sarà anche un video un po' lunghetto, per cui mettetevi a sedere comodi. Prendete i popcorn, una birra, magari una sigarettina per chi lavora e godetevi questo video perché credo che sia veramente importante. Prima di addentrarmi nella tematica, vorrei dire alcune cose. Allora, la prima è vorrei che condivideste questo video, perché questo video parla della Champions, quindi della partita Atletico Madrid-Juventus e poi Juventus-Atletico Madrid. Quindi vorrei che condivideste questo video più possibile e che lo tiraste fuori poi il giorno 12 marzo, quando ci sarà la partita di ritorno. Ok? Lo faccio 15 giorni prima perché poi non vorrei che qualcuno dicesse: ma adesso è facile farlo prima, farlo dopo, che adesso sai com'è la situazione. No, io lo faccio 2 settimane prima, di modo che così vi potete documentare meglio quando sarà il momento. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, io mi rendo conto che alle volte ho un modo un po' particolare di esprimere dei giudizi e noto con mio sommo dispiacere che non sempre riesco a farmi capire come vorrei dalle persone che mi ascoltano, ma questo deve essere un problema mio. Perché? Perché se io vengo da te, cioè se tu vieni da me e mi chiedi, Demon, che cosa fa secondo te la Juventus contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano? Io ti rispondo, guarda, io credo che la Juventus abbia molte possibilità di passare il turno perché per me la Juventus è più forte dell'Atletico e qui non si discute. Ti lancio una provocazione, 80% Juventus, 20% Atletico Madrid. L'Atletico Madrid, attenzione a questa, sottoscrivo in rosso, attenzione a questa. Ho detto precisamente queste parole. La Juventus, può essere eliminata solo se sbaglia tutte e due le partite, altrimenti l'Atletico non ha speranze. Queste sono le parole che io ho detto nel video all'epoca. Da molti sono stato deriso perché mi hai detto: ma tu credi che voi siate così superiori a... Sì, ho detto io, la Juventus è superiore a loro come squadra. La Juventus è superiore perché loro hanno Godin, noi abbiamo Chiellini, loro hanno Griezmann o Griezmann come si chiama, noi abbiamo CR7, loro hanno Costa, certo, noi abbiamo Mandzukic, abbiamo Dybala, abbiamo Costa, abbiamo Bernardeschi. Ok, loro mi hanno detto, ma il centrocampo loro è più forte. Boh, a me non mi sembra che i loro giocatori siano poi così tanto più forti di gente come Khedira, di gente come Merchan, di gente come Matuidi, Bentancur. Non mi sembra poi così tanto più forte il loro centrocampo. La difesa non ne parliamo proprio. Il problema dove è stato? È che noi, se sbagliamo partite, usciamo. Se azzecchiamo le partite e giochiamo al calcio per vincere, noi vinciamo sia là che qua. Morale della favola, che cosa è successo? La Juventus ha perso e subito siete stati pronti a venire sul canale a dire: hai visto te che avevi detto, loro hanno dimostrato di essere più forti. Ma chi più forti? Ma chi è più forte? L'Atletico Madrid è più forte della Juventus? Ma ancora continuate a insistere con questa balla. Loro non sono più forti della Juventus. Non lo sono assolutamente. La differenza sta nel fatto che loro non hanno sbagliato partita. La Juventus sì. Perché ha sbagliato partita la Juventus? Perché la Juventus in questo momento è meno affidabile, cioè sì, è meno affidabile di una ruota bucata. Una ruota bucata, se tu la monti ad una macchina oggi, è più affidabile della ruota della Juventus. Atalanta, perso, Parma, pareggiato, Atletico Madrid, surclassati, perso,
Bologna vinto, ma non meritavano certamente di perdere, meritavano il pareggio, forse anche di vincere. Questa è la realtà. Ma queste quattro squadre che abbiamo incontrato sono più forti della Juventus? Non sono più forti della Juventus, perché voi non mi vorrete mica venire a dire che l'Atalanta è più forte dell'Atletico Madrid. L'Atalanta non è più forte dell'Atletico Madrid, però ci ha dato tre pippe e ci ha mandato a casa. Quindi cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che quando tu non sei in forma, tu puoi avere anche la squadra più forte del mondo. Se le gambe non girano e la testa non gira, te puoi perdere anche con Pinco Pallino. È questo che voi non capite. Qui non è questione che l'Atletico Madrid è forte più della Juventus. Non è vero niente, è una balla. L'Atletico Madrid non è più forte della Juventus. Ma se la Juventus non è in forma e risulta una squadretta, perde con l'Atletico Madrid come perde col Parma, come perde con l'Empoli, come può perdere col Bologna, come può perdere con tutti. Col Bologna ci è andata bene. Questo era un chiarimento che volevo fare. Detto ciò, oggi sono stato a casa di un mio cliente per una quindicina di minuti circa. Ah, alle mie spalle vedete una lavagnetta. Dopo vi spiego poi perché, vi faccio vedere perché serve a qualcosa, eh? Dopo vi faccio vedere a cosa serve. E oggi questo cliente mi ha detto, che tra l'altro è un iscritto al mio canale perché è juventino sfegatato come me, e mi dice: senti, secondo te quante possibilità abbiamo di passare il turno? Io non gli ho parlato né di percentuali, né di possibilità, né di nulla. Io gli ho detto queste precise parole. Gli ho detto: senti, per me il nostro passaggio del turno va di pari passo alla forma che abbiamo. Se tra 2 settimane la forma che avremo sarà delle ultime 4 partite, noi non abbiamo speranza, perdiamo anche allo Juventus Stadium. Se la Juventus dovesse essere quella di ottobre-novembre, di quando abbiamo giocato col Manchester United, aprite le orecchie bene quello che dico, eh? Di quando abbiamo giocato col Manchester United, che abbiamo perso, sì, ma li abbiamo surclassati a livello di gioco perché dovevamo fargli perlomeno 5 gol, quella Juventus lì ha delle grosse possibilità di passare il turno. Quella Juventus lì però. Quindi quella Juventus lì in forma, quella Juventus che correva e ha saputo mettere alle corde il Manchester United. Chiaro? Però ha perso. Però io non mi sono arrabbiato in quell'occasione. Perché? Perché la Juventus ha giocato. Era destino che perdessi, va bene così, ci sta. Ma la Juventus quella partita la giocò. Voi pensate che la Juventus di ottobre-novembre, se va a giocare di nuovo al Wanda Metropolitano, ma quella Juventus, non questa, voi credete che perderebbe 2-0? Ma non pensarci neanche. Come minimo farebbe 2 gol, come minimo. Con un Cristiano Ronaldo più esplosivo, non come quello di Bologna. Con una squadra dove le gambe girano, la testa anche, non come quella di Bologna. Ok? Capite bene i video che fa Demon, perché è importante. E poi volevo rispondere in questo video ad un utente che oggi mi ha anche un pochino così mancato di rispetto, perché nel video di presentazione che ho fatto, quello che dura 1 minuto, mi ha detto, dice, ha fatto un video che mi ha dedicato a me in risposta alle parole che io avevo detto con che loro sono più, che noi siamo più forti di loro, eccetera. E ha cominciato questo video, che sono andato sul suo canale a vederlo, dicendo: ma c'è questo nonnino che parla, quindi già chiamarmi nonnino è un'offesa, perché io non sono il nonno di nessuno, non sono nonno, e tu che sei un ragazzino, prima di chiamarmi nonnino a me mi dovresti portare rispetto. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che ci hai fatto una figuraccia barbina 2 volte, perché prima di tutto vuoi fare il fenomeno quando non lo sei. E seconda cosa, se voi andate a vedere sul canale quello che ha detto, ma non ve la fa, non gliela faccio la pubblicità, quindi non vi dico chi è. Ok? Non vi dico chi è e non vi esorto ad andare a vedere quel video. Prima di tutto ci hai fatto una figuraccia perché hai dimostrato di non capire niente, di non aver capito niente del video mio. L'hai dimostrato proprio, cioè con la risposta che hai dato hai proprio dimostrato di non capire niente. E la seconda volta ti sei comportato malissimo perché mi hai offeso.
mi hai mancato di rispetto perché mi hai chiamato nonnino. Io non sono tuo nonnino. E quando tu arriverai alla mia età e starai di fisico come sono messo io, poi ne riparleremo. A me se non concesso che tu ci possa arrivare, e te lo auguro di cuore, di arrivare a 100 anni. Ok, amico mio? Quindi quando si parla della gente, soprattutto quelli che sono più grandi di voi, un occhio e rispetto, che è una cosa fondamentale. Ok? Quindi prima di fare i video dicendo che ma io perché te avevi detto che noi siamo più forti di loro quando non è vero, ascolta bene i video e poi rispondimi, perché del video che ho fatto non hai capito un H, ma proprio un H proprio. Ok? Parentesi chiusa, ti mando un grande abbraccio. Detto anche questo, veniamo a quella parte che forse ci interessa di più del video. Come giocherà la Juventus? Allora, le ipotesi sono più di una. Le ipotesi sono più di una. E le diciamo, senza problemi. La prima, 4, 4. Questa è la prima, un 4-4-2, classico. Quindi, Szczęsny, Cancelo, Alexandro, Bonucci, Chiellini in linea. Quattro centrocampisti per formare una diga, quindi vorrebbe dire giocare con Bentancur, Pjanic, Matuidi, Emre Can. Oppure togliere Bentancur e, come qualcuno ha vociferato a centrocampo, inserire Dybala come centrocampista di raccordo con l'attacco. Davanti Mandzukic, CR7. 4-4-2, classico, senza né più né di meno. Poi passiamo al modulo che piacerebbe a me, che è il 4-3-3. Questo è un altro modulo. Difesa, come vi ho detto prima, tre centrocampisti, ok, di contenimento, quindi Pjanic, Matuidi ed Emre Can o Bentancur, e davanti giocare con, qualcuno ha vociferato, ma io ci credo meno di zero, Dybala, CR7 e Mandzukic, oppure quello che sarebbe il mio sogno, e cioè giocare con CR7, Bernardeschi e Douglas Costa a tentare di superare gli uomini. L'unica cosa sicura di questi due moduli, volete sapere qual è? È questa. È il gioco sulle ali. Perché se noi contro l'Atletico non giocheremo sulle ali, ma cercheremo di convogliare il gioco tutto nel centrocampo, noi non abbiamo speranze con loro. Noi dobbiamo farli allargare, quindi vuol dire che davanti, se giocassimo con Douglas Costa e Bernardeschi, sarebbero supportati anche da Cancelo e Alexandro. Abbiamo una speranza, ma noi dobbiamo allargare il gioco sulle fasce. Perché più allarghiamo il gioco sulle fasce, più possibilità noi abbiamo di poterli sventrare. E è una brutta parola da dire, però è per farvi capire meglio che cosa intendo. Qualcuno ha vociferato: Demon, perché non il 3-5-2? Perché non il 4 3, 1, 2. Come vedete, le possibilità di moduli sono tanti. Ora però bisogna vedere se questi moduli si adattano ai giocatori che hai. Perché io vi ho sempre detto che non sono i moduli che si devono adattare ai giocatori, sono i giocatori che fanno i moduli. Sempre. Io credo che questa squadra, disposta così, il 4-4-2 classico lo possa fare. Secondo me i giocatori si adatterebbero facilmente a questo tipo di modulo e secondo me ci sono dei giocatori che lo possono fare bene. Anche il 4-3-3 lo possiamo fare bene. Questi due moduli qui io mi dispiace, non li vedo per niente.
Soprattutto non vedo il 4-3-1-2. Il 4-3-1-2 è un modulo che assolutamente a me non dà nessuna idea. Anche se devo dire che tra il 4-3-1-2 e il 3-5-2 preferisco senza ombra di dubbio il 4-3-1-2. Ok? Perché comunque dà la possibilità forse ad un giocatore come Dybala, se lo vogliamo mettere come titolare, di poter svariare tra centrocampo e attacco. No, perché se tu hai tre, uno solo, poi due, Dybala che è qui nel mezzo dovrebbe fare da raccordo tra la difesa e l'attacco e poter svariare durante tutto il gioco, tutta la fascia del campo. Ok? Se invece noi giochiamo con il 4-3-3, devi obbligatoriamente giocare sulle fasce. Se tu giochi con il 4-3-1-2, non puoi giocare sulle fasce perché Dybala sta nel mezzo. Quindi il fulcro del gioco passerebbe tutto tra Pjanic e Dybala. Sfrutteremmo poco le fasce, secondo me. Per me i moduli migliori sono o il 4-4-2 o il 4-3-3. Questi sono i moduli top. Secondo il mio punto di vista, che è quello di uno che capisce poco di calcio, questi due moduli qui, 4-2-2, 4-4-2 e 4-3-3, ne po potrebbero fare entrambi a meno di Paolo Dybala nel mezzo del campo. E Paolo Dybala lo terrei in panchina da far entrare nella seconda mezz'ora del secondo tempo, se le cose non dovessero andare come vanno. Avere in panchina uno come Dybala sarebbe molto importante. Qualcuno mi ha detto: Demon, sarebbe meglio avere in panchina Dybala o meglio avere in panchina Mandzukic? Io credo che sarebbe meglio avere in panchina Dybala, secondo me, perché è un giocatore che può saltare l'uomo, è un giocatore che può darti un pizzico di inventiva quando entra, di rapidità, di velocità, e potrebbe andare a sostituire Douglas Costa o Bernardeschi. Se tu invece metti in campo tutti e tre gli altri, no? Perché tutti e tre non li puoi mettere, cioè non è che puoi fare un attacco con Dybala, Bernardeschi, Douglas Costa e davanti Cristiano Ronaldo. Non lo puoi fare assolutamente, perché vorrebbe dire andare a scoprire tutto il centrocampo, non lo puoi fare. Quindi o metti dentro Bernardeschi e Costa e tieni Dybala in panchina, o metti dentro Dybala e Bernardeschi o Costa in panchina, oppure Dybala e Costa in campo e Bernardeschi in panchina. Le soluzioni sono tre. Ma io giocherei con Mandzukic titolare, però. Rigorosamente titolare. Assolutamente sì. Tutti questi ragionamenti che vengono fatti sono ragionamenti bellissimi, ragionamenti costruttivi, ragionamenti che tutti potremmo fare. Il problema sapete qual è? Che c'è una parolina che deve essere molto importante da sviluppare e dovrà essere così per il giorno 13. Volete sapere che parolina è? Ve la scrivo. Questa è la parolina. Dovremo essere in forma. Perché se non saremo in forma, non saremo rabbiosi, non saremo grintosi, non avremo la bava alla bocca, il sangue negli occhi. Tutti questi moduli non servono a niente. Tutte queste idee di calcio non servono a niente. Quello che conta sarà la bava alla bocca. Sarà la rabbia, sarà la grinta, sarà la voglia di mangiarceli. Questa è l'unica speranza. Io voglio essere coerente con me stesso, quindi vi dico che a oggi ci credo poco a questa rimonta, sinceramente. Spero di cambiare opinione con il tempo. Domenica sera ci sarà Napoli-Juventus. Io vi premetto che tra sabato e domenica sarò a Venezia perché vado con mio figlio e mia moglie a vedere l'ultima giornata del carnevale a Venezia. Mio figlio ha piacere d'andare, quindi saremo a casa per domenica sera verso le 6:30, 7.
giusto in tempo per la live reaction, che sarà una live reaction molto importante, non per il risultato, almeno per me. Voglio vedere la prestazione della squadra, non mi interessa. Posso anche perdere a Napoli e ci può anche stare, non sarebbe vergognoso, ma voglio perdere giocando, voglio perdere divertendomi, voglio perdere vedendo una squadra che si dà da fare. E la settimana successiva, invece, quando la Juventus giocherà l'ultima partita di campionato prima del ritorno con l'Atletico, sarò a Torino, dove farò un video perché andrò a vedere lo stadio, andrò a vedere il museo e quindi farò un video che poi metterò sul canale, dove spero di potervi fare un regalo per chi come me ancora non c'è mai stato al museo. Noi andremo la settimana successiva. Per cui ragazzi, mi raccomando, condividete questo video perché ci tengo, tenetelo buono perché il giorno 12 lo dovrete tirare fuori, ok? E andarvi a rivedere le parole che vi dissi 15 giorni prima. Per il resto, iscrivetevi al canale Instagram, iscrivetevi cioè non iscrivetevi, condividete l'hashtag Demonquaid e basta, mi raccomando. Ricordatevi questo video, sarà importante andarlo a rivedere e magari divertente, perché no? Magari ci faremo quattro risate fra 15 giorni. Avrò ragione io? Avrà avuto ragione qualcun altro? Non lo so, vedremo. Intanto condividetelo. Buonanotte a tutti voi.